Siamo finalmente tornati qui sul mio secondo canale con un gioco che ci ha fatto compagnia per tutto quest'anno e che ci farà compagnia per tutto l'anno prossimo. Oggi siamo qui con il primo episodio delle mimetiche su Black Ops 6. Prima di iniziare, ovviamente, benvenuti, bentornati sul mio secondo canale. Primo episodio delle mimetiche su Black Ops 6. Oggi andremo a parlare un po' del gioco. Andremo, no, in realtà, perché ne parlerò io e voi mi farete sapere la vostra all'interno dei commenti. Lasciatemi anche un like se volete l'episodio 2 già settimana prossima a 7000 like, mi raccomando. Su questo gioco ci sono moltissime cose da dire. Lo stiamo già amando, lo stiamo già odiando, lo stiamo già bestemmiando, lo stiamo già imparando ad apprezzare, imparando ad odiare. Oggi però iniziamo il nostro percorso alla rincorsa della mimetica materia oscura e inizieremo dalla prima arma del videogame. Fatemi sapere se state giocando, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere secondo voi quali sono i punti a favore e quali sono i punti a sfavore di questo videogame. Oggi ci concentreremo sull'XM4, il primo fucile d'assalto. Innanzitutto questa è la classe che sto utilizzando, quindi abbiamo XM4, la Grecova che è fortissima, al coltello, poi ho messo stimolante, granata a impatto, non so perché, ma in realtà è a frammentazione. Ho la wild card preparazione che mi consente di utilizzare due potenziamenti da campo. Il primo è il pacchetto assalto, il secondo è la mina balzante. Come perk ho scelto maschera tattica perché è fondamentale. Tracciante perché almeno sai dove cazzo vanno i coglioni. Finanziamento perché ti dà dei punti extra iniziali per fare le tue streak. Guardando le armi, come vedete, abbiamo i nostri soliti fucili d'assalto, mitraglietta, canaliscia e bla bla bla. Una cosa che volevo dirvi è che io ho già fatto una oro, che è quella della K, ma semplicemente perché lo sto utilizzando molto, quindi vuoi o non vuoi, alla fine si è sbloccata da sola, quindi vabbè. È un'arma in meno che vedremo. Sì, ci saranno talmente tanti episodi che secondo me non ce ne accorgiamo neanche. Quello che succederà all'interno di questa serie è particolare, nel senso che, come vedete, ci sono tantissime mimetiche. Le prime 9 sono solo di headshot, quindi quello che io penso è che nei vari episodi le skipperemo e faremo semplicemente le speciali e quella oro. Ora voi vedete già che le ho sbloccate perché stesso discorso della K, ho già giocato con l'XM4 molto, ho già sbloccato le speciali, sono a un buon punto anche della oro perché sto a 3 doppie su 10, oggi dobbiamo fare solo le doppie, ma è un primo episodio per iniziare, per parlare del gioco, per prendercela un po' con calma e per capire cosa questo gioco ci può dare, cosa questo gioco non ci può dare. Quindi oggi ce la giochiamo nel chill, ci sblocchiamo la prima oro, anche che la seconda però vabbè, facendoci 7 doppie, che tu direi una cazzata, no, è un tumore gigante, enorme, massacrante. Ovviamente una partita già iniziata, perché no? Ah, questa è una cosa che accade, tu inizi la partita e non puoi giocare perché si bugga. Allora, questo videogame ci è mancato tanto, l'abbiamo aspettato tanto, abbiamo sognato il momento in cui arrivasse l'uscita di questo gioco. Cazzo, io devo fare doppia, raga, ma guarda che è complicato, eh. Sono spawnato insieme a loro. Questa è una doppia, frate. Questa mi sa che è una doppia. Oddio, sono fermi! Ma questo è un sogno! No, ti prego! Questo è un sogno, frate. Due fermi è un cazzo di sogno. Cazzo. Concentriamoci un attimo, parliamo del videogame. Il videogame ha tanti aspetti di cui parlare. Io ti direi che possiamo iniziare a parlare delle mappe. A parte, siamo stati sfortunati perché le mappe qui le abbiamo. Cioè, questa in particolare già l'abbiamo vista nella beta, però. No! L'abbiamo già vista nella beta, però vabbè, chi se ne frega. Niente, stanno tutti fermi allo spawn. Vabbè. Le mappe, secondo me, non sono il top su questo gioco. Per il semplice motivo che sono troppo complicate. Cioè, ce ne sono un paio che secondo me sono più belle delle altre. Una è quella, mo non mi ricordo ancora i nomi, quindi mi perdonerete. Una è quella del tipo dell'hangar dell'aereo militare. A me piace molto in realtà. Una è Babylon, ma merda, te prego. Non è morto, non è vero. Una è Babylon, ma te deve capitare la squadra giusta perché altrimenti bestemmi e basta. Ah, ma chi è che ha chiamato Ervisat, frate? Ma ha chiamato Ervisat il ragazzo. Ma frate, a me mi serve da fare le doppie. Ah sì. È un gigante questo qua, ha chiamato Ervisat. Quindi le mappe sono a volte belle, a volte brutte. Per me è fondamentale sul videogame giocare in gruppo, scusate. Merda, perché guardo la mappa. Fondamentale giocare in gruppo. Fondamentale giocare con gente più scarsa di voi. Perché se giocate con gente più scarsa di voi riuscite quasi a divertirvi. Ma noi in realtà qua siamo abbastanza fortunati perché siamo in lobby col dragone dei dragoni. Che ci ha chiamato Ervisat. Dove sta questo? Guarda come si muove il coglione. Non puoi fermare, non puoi fare niente. Oh, non vi fate ingannare al 15-6, eh. Che 10 kill l'hanno fatte col Visat ad un altro. Quindi inner chill. Le armi te dico come piacciono. Il gameplay in generale mi piace. Poi c'è sempre il solito problema, raga. Lo skill based matchmaking, frate. La rovina dei Call of Duty, lo skill based. Questa è una doppia, non mi puoi dire no. Lo skill based è e rimarrà la rovina del gioco, ma per sempre. Dove cazzo stai? Ma come m'ha ammazzato. Lo skill based farà sempre in modo che tu avrai
Gli sto spawnando a fianco. E tu avrai sempre uno di rateo. Poi sono un po' più alto di rateo perché, ma semplicemente perché l'altro giorno mi è capitato di giocare con gente in gruppo che aveva un rateo molto più basso del mio e quindi ci ha trovato partite umane, te dico la verità, umane. Però per il resto lo skill based secondo me... Aspetta. Che fenomeno che so, raga. Rimarrà sempre il grande problema del gioco, perché non ti darà mai la possibilità, la possibilità di crescere, la possibilità di migliorare. Poi io rimarrò sempre di questa opinione. Voi mi direte, però non c'hai le mani. Dai, era una doppia, non me ne ha data manco una perché me l'ha rubata entrambe Terror Squad. Ma questo è un mostro, ma chi è? 48-5, frate. Ma come 48-5? È una l'ho fatta, mi serve una doppia. Frate, ma è un mostro. Quindi the base è il gameplay, è un bel gameplay. Poi vi ripeto, 24-8 è una partita falsa questa. Godo, coglione. Non so quante doppie mi mancano. Non so se ho ciccato la come si chiama. Buono, dai, sono esploso. Mi sono scordato di vedere se posso mettere le sfide in evidenza come nell'altro COD. Tu mori. Ma è il secondo, mi serve sempre il secondo. Eccolo laggiù. Coglione, ma come faccio? È veramente difficile giocare. È difficile trovare lobby serene. È difficile trovare lobby in cui non devi giocare tua madre, perché quello là è difficile tutto. Il time to kill è strano. A volte è bassissimo, a volte è altissimo, a volte non ci capisci niente, a volte te massacrano, a volte te shottano, a volte ci mettono 15 ore per ammazzarte. È un gioco che sto imparando ad apprezzare, sinceramente. Poi, frate, a me mi serve una doppia. Ah, ce n'è uno solo. Se gode, dai. Ottimo così. Poi io ci continuerò a giocare all'infinito per sempre, perché comunque so abbastanza felice del fatto che sia uscito. I passi fanno un rumore che non ha senso. Questa è una doppia. Guardate la oro. Ma quante altre ne devo fare? Ma secondo me l'ho sbloccata e non l'ho vista. 35-15, frate. È un gameplay stratosferico, eh. A me la cosa che mi dispiace di più è che lo fanno sciarate sto gioco ogni volta. Quindi lo fanno uscire e non c'è il battle pass. Lo fanno uscire, non capisco mai perché le ranked le mettono mesi dopo. Lo fanno uscire e ci stanno ancora i bug all'inizio, che non puoi selezionare l'arma. Se la selezioni il personaggio è già in game. Lo fai uscire, non ci stanno i gettoni per due. Lo fai uscire, ci stanno mille problemi. Cioè, quindi poi capisci che è un po'... Ha chiamato la nuke, frate. C'è il tizio in team con me, ha chiamato la nuke. Posso baitare sulla sua nuke, secondo voi? Fammi vedere però come siamo messi, perché secondo me l'ho sbloccata ma non l'ho vista. No, quante me ne mancano, scusa? Ah, una doppia mi manca, a posto, dai. Facciamo un'altra partita, così chiacchieriamo ancora. Le mappe, a parte quelle della beta che mi hanno già rotto il cazzo. Cioè, io già questa mappa non la sopporto più e ci ho giocato solo sulla beta. Le altre secondo me sono abbastanza particolari. Guarda questo che sta a fare, fratello. Le altre sono particolari perché sono... Secondo me hanno, come al solito, lo stesso problema. Ma chi mi ha sparato? Hanno sempre quel problema del... Sono su troppi livelli, sempre. Sempre su troppi livelli. Quelle che mi piacciono di più. Ma l'ho già detto, non mi ricordo. Ma c'ho l'Alzheimer. Aspetta, che la famo subito. Godo, mimetica oro sbloccata, coglione. Godo. Poi da quello che ho notato, la gente gioca molto ferma su sto gioco. Ma veramente tanto. È come se non avessero capito che non vincono i soldi. Cioè, nel senso, ci puoi andare in negativo. I soldi non li vinci, frate. Questo non è morto, vedi, quando te dico che il time to kill è strano, a volte uccidi con due colpi, a volte uccidi con 50, a volte ti shottano. È tutto strano, secondo me. È un gioco che deve anche lui, anche se anche lui stesso, deve ancora capire che è un videogame. Non l'ha capito, è acerbo. È un gioco acerbo. Cioè, mo questo perché non è morto? Quanti, io ho sparato un caricatore, quanti hitmarker mi hai dato? Anche questo dico che non capisco del perché fanno share gioco a rate. Cioè, questo è un gioco a rate. Fra qualche periodo sarà neanche migliore, ma più giocabile. Ecco, più giocabile. Io poi adesso ci sto giocando tanto. Secondo me il trick per giocarci meglio è sempre lo stesso. Non so se hai visto. Puoi fare in modo che non ti trovi le partite improbabili da videogiocare. Questo mi ha sparato da sotto, frate. Sono appena spawnato, bro. Attacca dal cazzo. Madonna mia santa. Poi devi stare sempre concentrato, devi stare sempre sul pezzo. Devi fare in modo che il tuo cervello non riposi mai, cazzo. Ma questo? Ma come si è aggrappato? Devi essere sempre concentrato, devi stare sempre a mille. Devi sempre pippare la cocaina, devi essere pippato. Devi essere come questi bambini bastardi di merda, pippato. Mo sto gioco a postazione perché era più semplice sicuramente fare le doppie rispetto a qualsiasi altra modalità, perché se era gruppo. Infatti l'abbiamo fatta in mezzo secondo. Siamo un culato. Guarda quello sotto al pianoforte. Oh, allevi, porca troia. Oh, ma te svegli. Hai notato? Non avevamo chiamato uno WAV la partita prima. 3 derate, oh. Se gode, eh. È dal cazzo, coglione.
Cazzo, coglione. Ah, peccato. Lui lo sapeva. Intelligente più di noi. Questo non si... Cioè, capito? La cosa che mi dà fastidio è sentire il rumore degli hitmarker. Io ci sto che per ammazzare una persona magari ci metti di più. Ma dimmelo. Dimmelo che qualche persona ha bisogno di 25 colpi e qualcun altro ha bisogno di 4. Che fa? Ho capito, basta. Merda. Appena mi gratto. Aspetta, mi faccio spuntare un altro. Oddio, amo vinta. Madonna, quanto cazzo si gode, frate. 31-22 gameplay, non hai capito. Vedi, tutti uguali. Tranne uno, gli altri tutti uguali. Tranne lui a 2-12, 1-15, 0-9, 1-20, 1-40, 0-9, 1-5, 1-4, 1, 1-3, 0-9, 0-7. Tutti uguali tranne uno. È il video gameplay. Oh, mimetica oro sbloccate. Stiamo pure al 53. Fammela vedere. Molto carina, te devo dire. Mi piace come... Allora, secondo me qui la vedi brillante. Ora ve la faccio vedere in game. In game vi accorgerete che è opaca. Qui sembra lucida. In realtà non è lucida. Vedi che è opaca? Un attimo che adesso ve la fa vedere il videogioco se decide, se capisce. Ok. È un po' più opaca rispetto a quello che c'è in pre-lobby. È comunque carina. È un giallo strano. Mi piace molto di più nella lobby rispetto al game. Però vabbè. Allora, volevo solo dire che secondo me questo è un gioco che si farà apprezzare nel corso del tempo. Nel corso del tempo... si farà apprezzare il gioco. Adesso secondo me si sta stabilizzando. E si sta stabilizzando anche perché comunque, cioè nel senso, mo magari è il fenomeno dei fenomeni. Se compri il gioco oggi e tu lo incontri in lobby quando sta a 10 livelli sopra te, no? Cioè di bravura intendo. Ah, tra l'altro questa è una di quelle mappe che a me a volte piace, a volte no. Perché dipende, sì, cioè nel senso, mo trovi la gente, vedi, su deathmatch è sempre interno all'8 perché la gente gioca ferma, quindi non sai mai dove sono. Poi il fatto che incontri sempre la gente sudata, quello è ovvio, sì, cioè non te pensa che tu la gente sudata non la incontri? È impossibile non incontrarla. Oh, a parte sta partita di deathmatch che potremmo tranquillamente giocarla fermi. Godo, coglione. Godo, coglione. Oddio. Ma che cazzo ce fa questo qua, oh? Ho letto tante opinioni delle persone che dicono che è un gioco brutto, che è il peggior COD di sempre. Non sono ovviamente d'accordo, eh. Un COD difficile come gli altri all'inizio perché è complicato, poi... Vedi che la gente gioca ferma, no? Poi ti ripeto, deathmatch non è la modalità per giudicarlo. Poi rimane sempre il fatto che se giochi a deathmatch ti diverti mezzo di più, perché la gente che ci gioca è ovviamente più scarsa rispetto a postazione. Fai meno kill, fai meno tutto, però ti diverti. Quando mi voglio divertire, gioco a deathmatch. Qua dovrebbero spawnarmi tutti a fianco. A posto. A posto. No, merda. Ma sono spawnato con loro, frate. Sono spawnato da loro. Di nuovo. Ma rendite conto. Troppe cose ancora da aggiustare. Poi ripeto che lo skill based matchmaking secondo me è ciò che rovina il gioco. E lo dirò per sempre, lo rovinerà per sempre. Non è una questione di skill issue o come mi pare. È proprio il gioco che è strano. Questo come faceva a sapere secondo voi che io stavo spuntata là? Non lo sapremo probabilmente mai. Bomba! Scusa. Segnala, ma coglione! Godo. Continua la spuntata lì, frate. No, ma come ha fatto? Oh, ma ammazza solo questo, eh? Ma ha ucciso solo lui. Vabbè, comunque. Ripeto che se volete un altro episodio, lascia un like, lascia un commento. Fammi sapere i punti deboli e i punti forti del videogame secondo te. Io vi ringrazio. Speriamo che davanti avremo un bell'anno di COD. Oh, aspetta, che non la perdo l'occasione per dire de sta zitto e de sta cuccia. Grazie mille a tutti. Io adesso andrò a fare il prestigio e vi farò anche un video sul primo prestigio. Grazie mille. Ciao.